massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenota la Dare Bellato Medical Group. Digi Plus News Treviso, ben ritrovati. La nostra città perde uno dei personaggi più noti della piazza. È mancato, infatti, improvvisamente, martedì 7 maggio, per un malore improvviso, Paolo Zucchello, 60 anni, conosciuto da tutti come formaio, per aver portato avanti insieme alla famiglia il banchetto alimentare del mercato di Piazzale Buccellati, aperto negli anni 50, mancato 2 mesi fa. Passiamo alla cronaca stradale, perché nella notte tra mercoledì e oggi a Sala di Strana in via Baracca i carabinieri hanno intercettato una Toyota Yaris con a bordo due giovanissimi, risultata rubata 2 giorni fa, martedì lo scorso 7 maggio, nell'abitazione di un anziano di Morgano. I militari hanno intimato l'alta attraverso l'utilizzo di segnali acustici e luminosi, ma il giovane alla guida ha spinto sull'acceleratore fuggendo ad alta velocità e dopo circa un paio di chilometri è uscito di strada. L'auto ha riportato danni ingenti. I carabinieri hanno bloccato il sedicenne alla guida, ferito e trasportato all'ospedale Treviso per le cure. L'altro ragazzo, anche lui minorenne, è riuscito invece ad allontanarsi a piedi in aperta campagna, venendo però bloccato da una pattuglia di carabinieri di Montebelluna al termine di tempestive ricerche coordinate dalle operative della Protezione territoriale. I due ragazzi, incensurati, sono stati affidati ai rispettivi genitori. Entrambi rischiano la denuncia per resistenza pubblica ufficiale e intercettazione. Questa è l'ipotesi di reato. Oltre naturalmente a una multa di qualche migliaio di euro per la guida senza patente, poiché mai posseduta per i 16 anni. I militari inoltre sospettano il coinvolgimento degli stessi in alcuni furti di abitazione, in abitazione verificatisi proprio nei giorni scorsi. Nella mattinata di oggi si è verificato un grave incidente a Pussagno, in via Olivi, di fronte al distributore, che ha coinvolto un'auto e una moto. Secondo quanto riportato, la causa sarebbe stata una mancata precedenza alla base dell'impatto. L'incidente ha avuto un impatto quasi frontale, con il centauro che è stato sbalzato prima sul cofano dell'auto e poi a terra. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi, ma ha riportato la frattura di una gamba a seguito della caduta. La persona alla guida dell'auto invece è rimasta illesa. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario trevigiano. A me non resta che fruire di tutti i nostri contenuti indistintamente, li trovate in un unico grande contenitore disponibile su piattaforma mobile.